Sì, e ovviamente ti cambia i piani tattici a 5 minuti inizio della partita, nell'infortunio di un giocatore importante come Bartolini. La fortuna mia da allenatore è che mi giro e posso mettere dentro Frediani, che ha fatto un gran gol. Ovviamente abbiamo dovuto cambiare, e l'avete visto durante la partita, un po' l'assetto tattico, perché stiamo soffrendo un po' troppo in quella maniera, ed è stato positivo reagire a un gol. Ora francamente c'ho da rivedere com'è andata, ma mi sembrava regolare la posizione di Rovella, e tanto per cambiare, due calci di rigore non concessi. Perugia che continua a giocare in 13, anzi anche in 14. Loro non sbagliano mai una partita, non sbagliano mai in tempo, non sbagliano manco 10 minuti, quindi che dire di loro, aggettivi non ce ne sono straordinari. Li ringraziamo per il loro supporto, e soprattutto siamo contenti quando li facciamo contenti e ci dicono, ci vogliono come scendono in campo. Dopo queste tre vittorie, quante emozioni sta vivendo? No, io sto vivendo delle cose bellissime con i ragazzi, anche gli abbracci dopo i gol sono delle sensazioni incredibili, sono sensazioni che voglio godere il più a lungo possibile. Si vedono dai piccoli particolari che sta nascendo un bel gruppo. Frediani che festeggiava domenica con i ragazzi sotto la curva, e oggi che insomma è stato il pazzo di sempre. Parliamo dei ragazzi, giocatori straordinari, quindi questo è il giusto premio anche per il lavoro che ha fatto Soetane nello scegliere. Che cos'è che non le è piaciuto invece? Ma l'atteggiamento dei primi minuti è stato un po' non quello che avevamo chiesto, probabilmente, ti ripeto, anche non aveva avuto Bartolini, che ovviamente tecnicamente e tatticamente è una cosa diversa da Frediani, ci ha un po' sombussolato e non siamo stati subito bravi a reagire. Il gol loro ci ha un po' svegliato, ci ha fatto capire che era il momento di metterci qualcosina di più dalla cintola in giù, e ce l'abbiamo messa, e questo è stato molto positivo. Sono contento anche della prestazione dei ragazzi come Bolletta, che è entrato in campo, ha fatto una buona partita, specie nel secondo tempo. Senta, Corallo lo si aspettava per dicembre, invece ha fatto già 3 gol. Non c'era tempo da perdere, evidentemente, quindi bene per noi, giocatore di grande carattere, di grande determinazione, decisivo.